Ciao ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. È lunedì mattina, oggi è il 9 marzo e siamo a casa, sia io che Ste. Infatti non voglio parlare neanche a voce troppo alta perché lui sta lavorando questa settimana, lavorerà da casa in quanto hanno chiuso la Lombardia, non si può più entrare ed uscire, quindi chi può lavorare da casa lavora da casa, come l'esempio lui, mentre invece io questa settimana non sto andando a lavoro, però settimana prossima dovrò andarci. Non voglio però parlare di questa cosa perché se ne parla già fin troppo sui social e quindi preferisco non dire nulla. Comunque, oggi sono qui nello studio perché ne approfitto in quanto non si può uscire di casa, o meglio, è consigliabile non uscire di casa. Noi non lo faremo, staremo tutta la settimana qui e quindi ne voglio approfittare questa settimana per sistemare bene la casa, fare delle pulizie belle profonde e anche andare a riorganizzare l'interno di quella cassettiera che è un caos. Davvero un casino, adesso vi faccio vedere. Questa, come ben sapete, è la cassettiera dove all'interno ci sono tanti prodotti di skincare e di make-up, mentre in quest'ultimo cassetto ci sono le cose tecnologiche. Però parto dal primo. Guardate che casino, voglio riordinare per bene le cose, quelle ancora chiuse, quelle invece aperte da terminare. Qua ho ancora alcuni regalini di Natale che ebbene sia ancora qui perché non ho ancora visto le persone a cui voglio regalarli, quindi sono ancora qui. È marzo, però sono ancora qui. Poi questo è il secondo cassetto che è davvero un caos, cioè guardate che gran disordine che c'è. Poi questo è il quarto, è un attimino più ordinato, però voglio comunque andare a organizzare meglio le cose e decidere cosa utilizzare magari in questi mesi così da poterli, diciamo, terminare e andare a mettere da parte le cose che invece sono completamente nuove, mai aperte. E magari perché no, anche da regalare, perché comunque ho davvero tante cose. E poi c'è quest'ultimo cassettino che in realtà sarebbe soltanto da riordinare un pochettino, perché sono tutte cose comunque che mi servono, però lo voglio organizzare meglio. Quindi iniziamo proprio da lui. Così è come ho organizzato quest'ultimo cassetto e sono molto soddisfatta del risultato ottenuto. Prima era molto più incasinato. Comunque qui dietro ci sono le scatole delle macchine fotografiche che non butto visto che sono in garanzia. Poi in questo contenitore bianco ci sono alcune cover. Il treppiedi piccolino da mano, la custode dell'iPhone, lista X per stampare le foto direttamente dall'iPhone e i caricabatterie. Poi qui in questo contenitore, sempre di IKEA perché sono tutti di IKEA questi,
C'è dentro questo dispositivo per ascoltare la musica, ad esempio nel bagno in doccia, c'è un microfono che adesso non uso più perché sono passata a uno un po' più professionale, un mouse e dei cavi, poi qua ci sono delle pochette, all'interno di questo ho messo i cavi di un computer che non utilizziamo praticamente mai, qui facevano solo caos, quindi li ho messi qui, qua ci sono invece il power bank. E altri cavi che mi servono per le mie macchine fotografiche. Qui c'è una macchina fotografica, una la sto usando adesso e una ce l'ho al computer perché ho fatto il voiceover. Comunque è molto più ordinato così. Cosa ho scartato? Allora, ho tolto questo contenitore con gli smalti, non so cosa ci facessero lì. Poi c'era questo che serve per bruciare le tarte di Yankee Candle. Questo l'avevo messo qui quando è venuto il pittore a sbiancare le travi, non l'ho più messo al suo posto. Poi ho scartato queste cover perché non so se si vede, sono un pochettino rovinate. Adesso non mette a fuoco, però vedete si sono ingiallite. Queste le ho utilizzate parecchio, visto che comunque ne ho diverse, queste le vado a buttare. Poi ho tolto questa scatola, ho tolto questi che sono i rossetti. E adesso passo al secondo cassetto, che è molto più incasinato rispetto a quello che ho appena fatto. C'è un po' da lavorare qui perché ci sono tante cose nuove, se non ricordo male, la maggior parte di queste sono tutte nuove. Anche il secondo cassetto è stato riordinato e sono super soddisfatta del risultato. Da dove partiamo? Partiamo dall'inizio qui. In questo contenitore molto grande con gli scomparti, sempre di IKEA, in realtà questi li vendono per organizzare gli armadi, vestiti intimo, eccetera, però io lo utilizzo anche per i trucchi. Qui ho messo tutte le tinte labbra, i rossetti liquidi che ho utilizzato giusto qualche volta, però sono praticamente nuovi. Qui ci sono le matite per le sopracciglia di Benefit, anche queste sono nuove, le ho tenute qui. Poi ci sono altri due o tre prodottini ancora confezionati e tutte le cose nuove, nuove, nuove sono qui, prodotti comunque più che altro matite. Qui invece c'è una palette occhi e ci sono due palette di illuminanti. In realtà li volevo inizialmente a pensare di regalare, però mi sono accorta che le ho utilizzate, quindi non mi sembra il caso. Qui c'è una bomba, una mini bomba da bagno che ho trovato nel calendario dell'avvento. Qui i correttori, qui ci sono i rossetti, anche questi li ho provati tutti sulle mie labbra, quindi non mi sembra il caso di regalarli. Qui ci sono degli ombretti piccolini. Qui altri ombretti e delle matite per gli occhi di Pur Bio. Poi da quest'altra parte invece cosa c'è? In questo contenitore azzurro ci sono tutti i prodotti di skincare di Pixi che ancora non ho provato, però tutti i loro prodotti mi piacciono, quindi man mano che li termino vado a prendere questi nuovi. E qui invece c'è semplicemente questa pochette e una beauty blender di scorta per quando mi serve. Poi ci sono queste acque profumate di Lidl, che ragazze sono
sono la fine del mondo, provatele perché se vi piacciono i profumi dolci sono davvero pazzesche. Poi qui c'è una palettina di NYX e poi c'è questa fascetta deliziosa che ho preso da Primark, l'ho messa qui, però in realtà non è che ci stia, cioè non c'entra niente con tutte le altre cose, però c'è spazio, quindi l'ho messa qui. Cosa ho scartato? Allora, qui ho aggiunto un gloss che ho utilizzato diverse volte, quindi lo metto nella Makeup Collection, e dei rossetti che voglio vedere se ce li ho già, altrimenti li regalo. E queste invece sono tutte le cose che voglio regalare, ci sono già parecchie cose. Qui invece ho messo le cose che voglio mettere in bagno, qualcosa che voglio provare, un profumatore per la casa che andrò a posizionare adesso, quando ho finito il video, da qualche parte qui in casa. Qui c'è davvero da mettersi le mani nei capelli perché è un disordine totale. Vi faccio rivedere la situazione. Ci sono pennelli sparsi ovunque, anche questi li avevo lanciati all'interno di questo cassetto quando il pittore ha dovuto pitturare. Prima li avevo a vista, li ho buttati qui e non li ho più tirati fuori. E insomma, ci sono un po' di cose che adesso in velocità vado a sistemare, o meglio, in realtà ci metterò un po' di tempo, però voi vedrete tutto come avete visto adesso in velocità. Questo è il terzo cassetto come l'ho ordinato e anche di questo sono molto soddisfatta. Partendo da qui ci sono tutti i prodotti di skincare di Pixi, guardate ce ne sono davvero tanti, i doppioni li ho già messi da parte, poi ci sono un po' di prodotti per capelli. Qui invece ci sono tutti i prodotti nuovi che però mi piacciono, quindi matite per le sopracciglia, mascara, gimme brow, il cabrow, lip gloss, insomma fondotinta, insomma c'è un po' di tutto, però sono cose appunto che so di utilizzare. Effettivamente le matite sono un po' tante, magari potrei andare ad eliminare questa che forse è un po' scura, però le altre le voglio tenere. Poi qui ci sono altri prodotti nuovi, ho messo anche i regalini, un pennello nuovo, delle piccole palettine, ombretti occhi, un mascara, una crema per il corpo. Ho dimezzato davvero tanto, prima era un grandissimo casino. E le cose che ho eliminato sono, allora qui ho messo tutti i pennelli che tra l'altro sono sporchissimi, quindi dopo li vado a lavare e vado a selezionare quelli che voglio tenere, invece gli altri o li butto o magari li regalo a qualcuno se per caso c'è qualche mia amica che ne ha bisogno. La scatola con le cose da regalare, come avete visto, è aumentata ancora di più. Qua invece ci sono tutte le cose da buttare. Poi c'è anche qualcosa di make-up che ho buttato perché sono cose vecchie. Anche queste ciglia finte alla fine non le metto mai, quindi ho deciso di buttarle. E adesso arriviamo all'ultimo cassetto, finalmente, anche se è abbastanza organizzato, ci sono magari delle cosine che non c'entrano, però bene o male mi sembra di vedere già una buona organizzazione. Ma cosa ci fa l'unicorno qui? Queste sono tutte cose che ho buttato, ve lo ripeto, quando c'è stato qui il pittore. Vabbè, adesso ricominciamo.
Ed ecco qua il risultato finale. Velocemente, qui ci sono tutte le creme ancora confezionate, come vedete, che devo utilizzare, però avendone tante faccio anche fatica a usare tutto, però voglio provarle. Poi qui ci sono altri prodotti di Pixi, poi qui ci sono invece maschere per il viso, per i punti neri già aperte che sto usando e alcune sono anche quasi finite. Qui invece ci sono tutte le maschere in tessuto e ci sono dei patch contorno occhi. Cosa ho tolto? Questo è ghiacciolo, che in realtà è un sapone da mettere all'interno della vasca da bagno, quindi questo poi lo porto in vasca da bagno. Ho tolto questo, che è una black mask in sostanza, per togliere i punti neri. Stasera la uso così, la finisco, come uso stasera anche questi, o stasera domani, questi gel, cioè questi patch per il contorno occhi. Ne ho ancora, come avete visto, qualcheduno, quindi li voglio finire perché è da tanto che ce li ho. Questa maschera invece la voglio assolutamente provare stasera, di Dr. Jart, quindi l'ho tenuta da parte. E poi ci sono questi due prodotti, questo, il colorista per schiarire i capelli sui toni del rosa. Su di me non funziona molto perché ho i capelli scuri, comunque qualcosina si vede, ed è praticamente quasi finito, quindi magari do giusto una spruzzata per ammazzarlo e poi lo butto. Anche questo è quasi finito, quindi lo metto in bagno, così in queste settimane lo vado ad utilizzare e poi via. Anche questo finirà nel cestino. E adesso vado a riordinare le cose che ci sono qui a terra. Tutte queste cose sono praticamente quasi tutte da buttare. Questa è tutta carta, scatole. Qua ci sono due prodotti da mettere in bagno. Questi trucchi poi ve li mostrerò in un prossimo video, perché ho intenzione di fare comunque dei giveaway. E nulla, riordino tutto il resto, così poi ho finito, anche perché nel frattempo si è fatta quasi sera. Adesso di riordinare tutta la cassettiera, sono molto soddisfatta del risultato. C'era proprio bisogno di fare questo lavoro perché era diventato un casino e ogni volta che aprivo questi cassetti mi sentivo male, quindi ho sfruttato questo pomeriggio. Così adesso, visto che è ancora abbastanza presto perché sono le 5:30, vado subito ad editarlo, che se riesco lo pubblico già questa settimana. Spero di esservi stata di compagnia, di avervi strappato un sorriso, comunque di avervi distratto un attimino da quello che sta succedendo in questo periodo, di avervi dato un po' di spensieratezza. Se è stato così, spolliciate, iscrivetevi al canale, un bacione e al prossimo video, ciao!